Ok, YouTube ha appena droppato la bomba, abbiamo tre aggiornamenti davvero importanti che dovete assolutamente sapere in quanto content creator se siete qua a guardare questo video, e ne parleremo in modo approfondito in questo video. Tra ovviamente quelli più discussi ci sarà il o la rimozione dei link dalla descrizione, che sarà un dramma, ma parliamone. Primissimo tra tutti, ovviamente, la rimozione dei link dagli shorts, a partire dagli shorts da praticamente fine mese, da fine agosto. E questa in realtà è stata praticamente un provvedimento che era per forza obbligatorio per YouTube, perché purtroppo recentemente ci sono stati troppi link di spam, link problematici che erano appunto allegati agli shorts. E come ben sapete, in realtà non è niente di scandaloso, perché se pensate a Instagram o TikTok non potete mettere i link, quindi semplicemente si sono adattati alla concorrenza. Una cosa che adoro di YouTube è il fatto che comunque toglie una cosa ma cerca di integrare qualcosa di nuovo, a differenza di altre piattaforme. La cosa figa che vuole fare YouTube, quindi un aggiornamento che sta per arrivare, è il link in bio. E questo, diciamo che sta sempre diventando più tipo Instagram e TikTok. Però di fatto quello che possiamo fare a partire è in rollout adesso, quindi sta partendo da fine mese, è inserire dei link nel nostro profilo, proprio come se fosse il nostro link tree di Instagram. E in quel link, dove la gente può cliccarci sopra, è ottimizzato ovviamente per mobile, come state vedendo, possiamo inserire fino a 12 link cliccabili. Quindi per esempio delle liste Amazon con tutti i prodotti consigliati, insomma, sono tutte cose che aiutano la gente a spostarsi su siti come per esempio Amazon per cliccare su link, acquistare prodotti e portare traffico da affiliate marketing ai nostri canali. Quindi diciamo che è una buona risoluzione, una buona via di mezzo, appunto. Evitiamo quello che sono i link di spam e inseriamo link accertati, insomma, che possono funzionare meglio e portare le persone, gli spettatori, verso siti sicuri. Se per esempio avete video shorts sponsorizzati, potete inserire questi link in questa sorta di menu a tendina che compare dal link in bio e avere tutta la lista degli sponsor, per esempio, del mese applicata lì, in modo tale che comunque le persone potranno cliccare sui link e andare anche su questi siti. Quindi anche qua, per chi ci guadagna non solo da affiliate marketing ma anche da sponsor, è una cosa ottima. Lato negativo però: se per esempio stiamo collaborando con tre sponsor diversi in un mese, ovviamente non avremo la possibilità di inserire il singolo link sotto descrizione come capita normalmente. Quindi se per esempio qualcuno vuole guardare quel tipo di sponsor di cui avete parlato in quel video, si troverà con altre opzioni di altri sponsor vecchi. E se facciamo due calcoli, normalmente se siamo un canale, diciamo, affidabile e che ci tiene al nostro pubblico, avremo sponsor molto simili, quindi comunque correlati nella stessa nicchia, nella stessa categoria. Quindi quella fa un po' schifo come cosa, ma ovviamente meglio che niente. Ma arriviamo alla parte figa, perché questa è, secondo me, l'aggiornamento che è il bel aggiornamento. Il resto è stato il brutto, vi ho detto prima il brutto, adesso parlo di quello che è la figata, no? E la possibilità di avere dei collegamenti diretti dagli shorts ai video lunghi. Cosa sono questi content links? Sono dei pulsanti che verranno inseriti proprio in overlay allo short, quindi una persona sta scrollando il suo feed, gli short, e automaticamente non dovrà cliccare sulla descrizione per andare al video completo. Se per esempio voi prendete un estratto di una diretta live streaming e volete mandare la persona che sta guardando quello short, l'estratto, alla live streaming intera, ci sarà un tasto sullo schermo che permetterà alle persone di cliccarci sopra e mandarle al video intero. Quindi di fatto YouTube cosa sta facendo? Sta andando a tagliare quello che è l'extra step di aprire la descrizione, cliccare. Insomma, è molto più semplice ed immediato, e sappiamo quanto sia importante questa cosa al giorno d'oggi. Quindi dare l'immediatezza al nostro spettatore è davvero eccezionale. Sono molto contento, sono molto carico, gasatissimo per settembre. Adesso sta arrivando ovviamente questa catena di aggiornamenti. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate, se secondo voi sono aggiornamenti positivi, sono negativi. Insomma, vi aspetto nei commenti, vi aspetto davvero nei commenti. Detto questo, grazie per la visione e mi raccomando, se il video vi è piaciuto lasciatemi un like, iscrivetevi al canale e guardate questo video qua sopra. No, ma lo metto di qua. Pensavate che fosse di qua? No, di qua. Alla prossima.